Bilanci da approvare, progetti da elaborare, programmi da definire, spese da attutire. La Fondazione Carminello ad Arco di Pagani, a distanza di alcuni mesi dalla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, non ha ancora approvato il bilancio consuntivo e preventivo, situazione che rende quasi impossibile la gestione progettuale attuale e quella programmatica futura. Il componente del CDA Nello Gaito, indicato direttamente dal Vescovo della Diocesi, Monsignor Giuseppe Giudice, che si è detto visibilmente preoccupato per l'attuale situazione, ha chiarito anche la sua posizione rispetto all'affidamento di alcuni incarichi che secondo lui andrebbero ridiscussi. Tuttavia devo riscontrare che ad oggi ci sono delle difficoltà oggettive dove alcuni atti vengono, rinviati e ritengo invece che questi atti siano fondamentali affinché la stessa fondazione non venga sciolta. E mi riferisco alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2017 e mi riferisco alla convocazione di un Consiglio di Amministrazione per l'approvazione di quello che è un bilancio di previsione. Senza un bilancio di previsione, senza l'approvazione di una relazione di missione che va, ad indicare quali sono le azioni che devono essere compiute nell'anno 2018, mi sembra strano che questa fondazione possa operare. Ma una verifica è stata fatta su ciò che ha nelle casse il Carminello ad Arco per poter cominciare un discorso operativo oppure no? È proprio questo quello che manca, perché se io non predispongo quello che è un documento che noi definiamo bilancio consuntivo relativo all'anno 2018, ma impropriamente, perché questo documento poi si compone di che cosa? Di una situazione patrimoniale, dove quindi ci sono crediti, debiti, situazioni bancarie, di un rendiconto gestionale. Ma la cosa ancora, il documento pregnante è la relazione di missione, cioè che cosa è stato fatto nell'anno 2017. Altro documento fondamentale è la previsione per il 2018, e quindi una relazione di missione anche per il 2018, dove si stabilisce questo Consiglio di Amministrazione che cosa vuole fare. Più volte discuto con gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione e più volte questi omettono una convocazione su questi comportamenti. Dico omettono perché io ho già protocollato una richiesta ufficiale per quello che è porre all'ordine del giorno questi documenti fondamentali. Loro pensano invece a conferire un incarico oppure a fare delle valutazioni che a mio avviso... Per come conferire un incarico? Perché... Sono già in atto che cosa? Lavoro o qualche altra cosa? No, mi riferisco a questo. L'altro giorno mi è arrivata una convocazione dove si diceva verifica, conferimento in carica ad un tecnico per verifica strutturale dell'immobile. E dico, va bene, sarà anche necessario fare questa verifica. Potrebbe chiamare il comune? Sicuramente. Atteso che il comune è il socio fondatore, atteso che il comune ha sia un ufficio tecnico che un ufficio legale, la cosa più giusta, se riteniamo che ci siano delle criticità, coinvolgere un attimo gli uffici, chiedere la disponibilità e soprattutto evitare spese, anche perché noi dobbiamo agire nel sociale e quindi tutto ciò che sottraiamo come risorse alle entrate della fondazione, gioco forza, si riducono le spese, quindi l'intervento sociale che può essere fatto. Ritengo quindi invece pregnante più investire nella socialità che investire nella nomina o nel conferimento di qualche incarico che poi alla fine potrebbe anche essere risparmiato. Il Presidente mi ha dato già qualche risposta, il Presidente dell'Ente? Ad oggi io ho protocollato sia una mia nota, già diverse note, sia agli uffici della Regione come organo di controllo. Ho indirizzato la mia missiva anche al Consiglio Comunale perché ritengo che il Consiglio Comunale sia l'organo preposto quale socio fondatore a poter anche dare un indirizzo a quello che è il Consiglio di Amministrazione e l'ho indirizzato anche al Presidente della Fondazione e ai colleghi componenti il Consiglio di Amministrazione, ma risposte ancora non ne ha avuto. Cominci con le polemiche. Io sono lontano da questo e mai... mi piace discutere o fare polemiche, tuttavia nel momento in cui vedo che la trasparenza o gli atti dovuti vengono messi per forza devo denunciare pubblicamente queste omissioni.